Allora, in un dipinto in questo istante, eccoci puntuali come sempre per le Radio Notte del giovedì. Oserei dire puntuali a fatica, comunque, visto che moltissimi impegni, anche se non si direbbe dal fatto che l'abbiamo ricordato proprio con le nostre voci, proprio in diretta, questo appuntamento. Comunque, dicevo, moltissimi impegni ci hanno trattenuto fino all'ultimo momento, ma alla fine ci siamo qui. Di 4 giugno 1987, buonasera a tutti quanti da Matteo Inturri e da Silvano Germano. E sono qua come sempre per condurre come ogni giovedì questa trasmissione che si chiama Radio Notte. Una trasmissione del tutto particolare che va dalle 22 fino alle ore 23:30 su Radio Sicilia 99 e 95 400 in FM Stereo. Dare anche il nostro numero telefonico 0931 83 37 22, utilizzabile per i vostri suggerimenti musicali. Quindi è un Radio Notte che casa proprio in clima elettorale questo. Votazioni politiche, eccetera. Sono tante cose che tanto a noi non interessa assolutamente niente. Abbiamo cercato di divertirci fino alle ore 23:30 con un po' di musica, tante chiacchiere e anche tante vostre telefonate, perché no, non passeranno mai al nostro 33-37-22. Aspettiamo con ansia. Eccolo qua Silvano, finalmente è stato un attimo al VC ed è qua con noi per condurre questa trasmissione. Che non era proprio il VC o il PC che sia, era tutt'altra cosa, proprio per questa tutt'altra cosa. Comunque mi sono assentato qualche istante dalla nostra regia, non so cosa vi abbia detto, magari posso ribadire ciò che lui vi ha anticipato. 4 giugno 1987, un giovedì fantastico da vivere assieme a Matteo Inturri, assieme a Silvano Germano, ma soprattutto assieme all'ottima, alla buona, alla super musica di Radio Sicilia, super musica, super radio. Anche se la sigla si presenta così, come si può dire, così moscia, ecco, proprio così, forse sarebbe il termine più volgare, ma almeno più adatto per quest'estate 1987, anche perché, cari amici, Radio Notte è un appuntamento che è presente sia in estate che in inverno. Noi abbiamo cercato di scegliere qualcosa, un motivetto, che magari si addica entrambe le stagioni, e chiaramente viene ad essere un po' discordo il periodo estivo e un po' più concorde a quello autunnale. Comunque cercheremo di essere molto più svegli in questa programmazione musicale che, come sempre, terminerà alle 23:30. Dunque, la cosa più bella da ricordare è che questa si chiama Radio Sicilia e trasmette 24 ore su 24 da Piazza Trieste al numero 14. Sono le ore 22:06 minuti primi in questo istante. Radio Notte, come sempre, dal giovedì. Straordinariamente insieme a Silvano e Matteo. Comunque, la cosa più importante è ancora da ricordare il nostro numero telefonico. Mi raccomando, facciamolo squillare a dovere, anche per questa sera. Tutto è pronto per iniziare anche per questa sera, quindi direttamente prima canzone. Per questa serata, direttamente Vasco Rossi. Un pezzo molto bello per quanto riguarda Vasco Rossi, questo che ci ascolta come primo pezzo di questa serata. Un pezzo che ha stupito moltissimo tanti, soprattutto è al suo esordio nel 1986. Il pezzo si chiama Canzone, chiaramente a cantarlo è proprio lui, cioè dire Vasco Rossi. Prego, documenti.
Ok, abbassiamo tranquillamente, perché insomma adesso poi entravamo con altre cose, però ripeto, la qualità non è eccezionale, abbiamo voluto fare sentire la voce di come si apriva un radionotte dell'epoca. Si sentono le voci molto infantili, soprattutto la mia, devo dire. Silvano già era abbastanza maturo nelle corde vocali, nonostante 2 anni in meno rispetto a me. Comunque in questo momento è arrivata un'altra telefonata molto bella, la telefonata esattamente di Corrado Di Rosa, un tuo collega, caro Pino, a nome di tutta la Polizia di Stato, mi diceva che sono all'ascolto in tanti stasera, perché anche Silvano faceva parte della Polizia di Stato, oltre ad essere diplomato maturità classica, aver fatto alcuni anni di giurisprudenza, aveva superato diverse prove per diventare commissario, gli mancava solo il colloquio, insomma uno che onorava la divisa anche Silvano. E Pino poi ha seguito le sue orme da almeno 10 anni fa parte appunto della Polizia di Stato. Salutiamoli tutti. Quanti sono? 12 già? Alla 17 anni. Mamma mia, ma proprio piccolissimo sei andato a fare giustamente il tuo dovere, tra virgolette, perché del resto è il tuo mestiere, lo fai con passione, come lo faceva Silvano, come lo fa Corrado, ma come lo fanno tutti i poliziotti che sono all'ascolto. Oggi ne parliamo delle forze dell'ordine per 2 motivi fondamentali, dicevo, non solo per Silvano che faceva parte appunto della Polizia di Stato, ma anche per Giuseppe Coletta, quindi l'arma dei carabinieri, oggi, dicevo, anniversario della strage di Nassiriya. Ci dobbiamo fermare per un altro spot, esattamente altri 4 minuti, torniamo fra 4 minuti e ancora dobbiamo leggere le poesie, ascoltare altri due spezzoni di 2 trasmissioni, altre sempre registrate all'epoca, e poi salutare un po' tutti. Mi scuso ancora una volta con chi ancora non ho citato, però ovviamente siete tanti, tantissimi, e lo so che ci state ascoltando, e quindi ne siamo orgogliosi. Noi lo stiamo facendo questo programma appunto per questo, perché vogliamo dire semplicemente che Silvano, Gaetano Arena, Peppe Coletta, anche il brigadiere, insomma tutti i ragazzi, le persone che ci hanno lasciato, sono sempre con noi e rimarranno con noi per sempre, a gioire, a festeggiare, a piangere, tutto quello che ci riserva la vita. Allora fermiamoci, ci sentiamo fra 4 minuti.